Oggi andiamo a visitare una casa grotteria superiore, un paese con 3.000 abitanti circa, con un territorio particolare che si estende dalla montagna fino al mare. E come d'altronde è questa casa, molto particolare. C'è da dire che è una casa che essendo nel centro storico non dà senso di essere là. Perché praticamente in primis un giardino di 700 metri circa, più la casa è tutta su un piano. Tenete conto che ha due entrate, sia una dal giardino che si può entrare con l'auto e una sul centro storico, sul suggestivo centro storico che salendo a piedi dei vicoletti si arriva alla seconda entrata. La casa, arrivati dal giardino, entriamo in una cucina sala. Possiamo entrare sia dalla cucina sia dalla sala, due entrate, bella, ampia, spaziosa. Poi abbiamo il bagno che è per la zona giorno e facendo un corridoio, incontriamo l'altro portone di entrata, quello del vicolo, e proseguendo abbiamo la zona notte, che si estende in due camere da letto e un bagno. E le due camere da letto affacciano su un terrazzo ampio, che è una vista a dir poco spettacolare, vista mare. Il valore di questa casa è 75.000 euro, tenendo conto che ha questo ampio giardino, che oggi, come oggi abbiamo visto che è essenziale, è importante avere un giardino. La casa può essere usata sia per uso vacanza, perché siamo sia vicino al mare sia in un centro storico meraviglioso, sia residenziale ovviamente, ha grosse potenzialità. Inoltre ha la particolarità dei muri spessi, come potete vedere, che in estate è bella fresca e in inverno è calda naturale, anche se ha dei condizionatori ovviamente per riscaldarla o per raffreddarla se uno vuole. Bene, mi auguro che ho suscitato un po' la vostra curiosità. Aspetto i vostri contatti per poterla visitare insieme a voi. Grazie per l'attenzione e alla prossima casa che visiteremo insieme.